Ciao a tutti e bentornati qui sulla Coronella. Allora ragazzi, sono passati un paio di giorni. Come avete visto, in questa settimana ho cambiato un po' la procedura dei video che vengono fuori. Diciamo che la programmazione è cambiata solo per questa settimana qua, dove andiamo a diciamo goderci un po' questi 4-5 giorni di festivi che abbiamo. Mi sembrava anche un po' giusto cambiare la programmazione, facciamo un po' di qualche video in meno, così che almeno stiamo anche noi un po' più tranquilli. Poi tante di voi sono partiti, allora tante di voi magari sono in giro, allora ho pensato risparmiamoci qualche video che lo mettiamo in onda quando sono tornati tutti. E tutti sono a disposizione qui e hanno tutto il tempo che vogliono per guardarsi i video. Ok, allora torniamo qui alla nostra ma cacchio, l'ho lasciato il rimorchio, mi manca un rimorchio. Torniamo al nostro gameplay. Allora, nella puntata precedente abbiamo avuto tanti problemi o piccoli problemi che hanno rotto per quanto riguarda il nuovo silos che abbiamo posizionato qua e l'autodrive che non voleva funzionare come e doveva. Ah, è qui. Ok, beh, allora no, che cacchio faccio? No. Prendiamo questo, dai, tanto anche questo, anche se lui è autodrive, funziona ugualmente. Una cosa che io non ho qua vicino è l'officina. È una cosa che mi dà fastidio perché ogni volta devo tornare in negozio a modificare i miei veicoli. Vediamo un po' perché non sono sicuro. Qua c'è? C'è da nessuna parte. Cosa che mi dà fastidio, però adesso non saprei. No, anche perché non saprei dove andarla a piazzare in questo momento, una di quelle officine mobili, perché no. Facciamo una cosa, andiamo in officina, modifichiamo questo. E poi quello adesso lo svuoto perché sicuramente ci sarà del concime che era rimasto e l'ho lasciato dentro il rimorchio. Allora, dov'è qua? No. Ok. Allora, andiamo a svuotare il silos, lo mettiamo in magazzino. Qualcosa la portiamo direttamente dalle nostre mucche e il resto lo mettiamo in magazzino, così che il prossimo giro, quando ne abbiamo bisogno, ce l'abbiamo già lì e non c'è bisogno che lo andiamo a produrre di nuovo. Il resto poi va venduto, cioè il magazzino. Prima riempiamo le mucche, poi vediamo il prezzo com'è e andiamo a vendere. Se non è proprio conveniente, mettiamo in magazzino e lo vendiamo quanto più abbiamo la possibilità di guadagnarci. Aspetta un attimo, è bravo, così si fa. Allora, ops. Vabbè. No. Ecco, questo è un altro metodo di quelli veloci per scaricare una trincea come questa, no?
Boh, sembra che lavora, invece non lavora più. Adesso sì. Guardate un po', allora, va lì a destra, però non va dentro il rimorchio. Certo che è strano questa cosa qua. Boh. Torniamo ad aprirlo. Boh, comunque è strano, eh. Beh, non ci ho capito niente. Vabbè, allora questo lo portiamo a dalle nostre mucche. Poi il resto lo vediamo. Nel frattempo do un'occhiata a quello. Quello è pieno e va. No, aspetta, dov'è? Quello pieno sono io. No, secondo me quello è finito di scaricare. E sta andando comunque verso il negozio, cioè verso il negozio, verso il magazzino. Va bene, a posto. Ok, allora. Ho guardato un po' troppo in là. Forse mi dovrei concentrare un po' più sulla strada, eh. Oh, ce la facciamo senza che ci ammazziamo da qualche parte? Sì, ce l'abbiamo fatta. Bene. Allora, riempio qua e poi mi manca solo la paglia. Ma per adesso la paglia... Oh, ce n'è poca, eh. Vediamo quando insalato c'entra qui. Alla fine faremo un altro viaggio. Comunque qua lo riempio, poi vediamo. Avete visto la fresa davanti? Questa è bellissima per riempire i silos, per vuotare i silos e riempire i rimorchi. Si fa abbastanza in fretta. Anzi, forse anche troppo. Però è perfetta, funziona da Dio. Ehi, cos'è, ubriaco? No! Un sasso c'era, l'ho preso in pieno. Beh, un sasso una volta ogni tanto va bene. Ragazzi, se siete interessati ai percorsi di Autodrive per la Coronella, sotto in descrizione trovate il link dove andarlo a scaricare. Se non sapete come scaricare, come installare i percorsi di Autodraft che andate a scaricare, c'è sempre sotto in descrizione un video dove nella seconda parte del video vi faccio vedere come scaricare e installare il file dei percorsi di Autodraft. È un video sulla mappa Italia, ma comunque l'installazione, cioè scaricare e installare i percorsi è uguale per tutte le mappe. Potete approfittare di quel video lì per vedere come viene fatto. C'è anche una versione adesso in inglese. Ragazzi, non vi aspettate un inglese al 100% perfetto perché arrivavo lì e più di quello non sono riuscito a fare. Però penso che si dovrebbe capire alla grande. E dai, ma perché non scarica? Cioè... Boh, non lo capisco. Che poi non ho capito perché. Allora, aspetta un attimo.
Io qui dovrei avere 10.000, però non me le riempi 10.000. Allora aspetta, questa qua davanti? No. Questi sono da 25, con questo va a 35. Ah, ok, allora se lo riempie, sì, sì. È che avevo visto male, ok. Vabbè, allora quello funziona. Pensavo che non fosse di più, invece questo è da 25, per quello mi dava 35.000, ma va bene, questo va bene. Allora, finito di raccogliere il fieno che ho su questa mappa qua, cioè su questa mappa, vabbè, lasciamo perdere, che ho su questo campo qua, possiamo benissimo andare avanti a giugno, vediamo cosa c'è da fare e dopo... Ah, devo ancora andare a vedere se ho qualcosa da piantare, non su questo campo qua, ma sull'altro, quello a fianco, dove abbiamo raccolto l'erba. Adesso ci vado. Scarico questo e dopo andiamo a vedere di là cosa c'è da fare. Quanto sono bravi però, si ferma, ti fanno passare. Solo i pedoni non si fermano. Boh, mi sembra che quella cosa che c'era lì dove ci toccavi sempre, probabilmente nell'ultimo aggiornamento l'hanno tirato via, perché è due volte che ci passo e due volte che non urto contro a qualcosa. Cosa manca qui? Ah, mancime minerale manca. Fieno c'è, insilato, se lo stiamo mettendo, manca solo. Manca solo il mancime minerale, ma quello dobbiamo prenderlo. Oh, nel frattempo guardavo lì a destra. Ah, momento lo ammazzavo un'altra volta. Allora, andiamo a prendere un altro viaggio. Almeno stavolta non ho preso il sasso in pieno. Su giro tiriamo dritto. No, aspetta, possiamo andare anche di qua. Tombese, cosa c'era qua? Il palo. Allora, tiro qui e entro dal campo di là. Ok. Così do un'occhiata anche al mio aiutante se lavora. Sì. Ma dove vado? Ah. Va bene, allora torniamo a metterlo giù, riempiamo di nuovo questo rimorchio qua. A volte sembra che si blocca, non so perché.
Perché me lo butta fuori? Deve buttarlo dentro, no? No, niente da fare. Si blocca e basta. Vabbè, allora facciamo una cosa. Torniamo un po' indietro. Sì, vabbè, quello ancora lì spruzza a destra e a sinistra. Direi che per le mucche quello insilato basta. Magari dopo, se dovesse aver bisogno di altro insilato, glielo faccio portare da Autodrive. Il silos, quello che ho messo, dovrebbe funzionare, no? Adesso speriamo almeno che funzioni. Amen. Allora, fammi un po' vedere. Ok, allora il coso non me lo dà perché probabilmente. Così no. Oh, certo che è una rottura però, deve essere proprio sopra il coso. Carica dove? Beh, scarica qui. Allora, come possiamo ovviare a questo problema? Perché è un po' una noia. Ogni volta che passo da qui mi dà dei problemi e non va bene. Lato di scarico. Forza destra. Ah, adesso me lo dava. Ok. Allora facciamo il giro. Più avanti. Oh, ma che rottura, oh. Ok. Allora, così vanno da. Adesso facciamo una cosa, che torno a riempirlo e poi provo con Autodrive se con questo rimorchio mi dà problemi o no. Vediamo questo come è messo qui. Ah, è iniziato già il secondo coso. Va bene, ok. Andiamo a vedere se anche questo silo scompaia qua come quantità. Allora, insilato. Sì, là, 25. Ah, sì, compare. Perfetto. Dai. Ci indica 35.000 perché abbiamo anche 10.000 che possiamo mettere dentro alla fresa. Diciamo che questo ha un piccolo.
ho lasciato un piccolo di una specie di serbatoio interno. Ce la fo, un ciafo. Ciafo, a posto. Vediamo, riproviamoci. Non ce la fo. Porco cavolo, devo andare indietro. Allora ragazzi, se volete impazzire un po' con Farming Simulator, vi consiglio di comprare questi rimorchi qua con l'asse sterzante. Cioè, diventare pazzi ci vuol poco, eh. Aspetta che lo tiro un po' indietro così, perché altrimenti ci metteremo una vita a venire fuori da qua. Perché ormai si è bloccato tra la fresa che ho lasciato là davanti, tra... L'insilato che lì fa mucchio, non ce la facciamo a venirne fuori. Ok, allora proviamo se funziona anche con questo rimorchio qua. Poi vediamo, dai. Non so se giro quanto lo fa lungo il giro, 1 minuto e 10, perché da dove giri? Aspetta, forse era meglio girarlo. Giriamolo qua, che qua un po' di spazio per girare. Wow! Per fortuna che lo spazio per girare c'era. Fammi vedere. Ah, ho preso il cancello in pieno. Ok, mentre lui gira qua, vi ricordo sempre che se siete interessati ai percorsi AutoDrive per la colonnella, sia quella normale che la Pro, trovate in descrizione il link dove andarla a scaricare. Ho fatto anche una piccola versione in inglese, ma non vi aspettate che l'inglese sia al 100% perché è un po' arrangiato. Comunque dovrebbe funzionare. Ho avuto un feedback di un ragazzo che lo voleva tradotto e fino adesso non si è lamentato più di tanto. Vuol dire che si è trovato abbastanza bene, con la traduzione in inglese. Comunque, sotto in descrizione trovate i percorsi se siete interessati. E se non sapete come fare, come installare, come scaricare, trovate sempre in descrizione, cioè trovate il video dove vi faccio vedere come scaricare ed installare, i percorsi, in modo che funzionino. Curiosità, ma la velocità di svolta? 70%, eppure mi fa sti giochi strani. Boh, non lo so, a volte. È solo un controllo che adesso facciamo con questo rimorchio qua, perché voglio vedere se devo spostare di un pelo il percorso di autodrive o va bene per come l'avevo spostato inizialmente quando ho installato il nuovo silos lì in mezzo alla strada. Quanto pare, fammi vedere, con le ruote ci passiamo, a pelo, ma ci passiamo, perfetto, vediamo se scarica, scarica. Bene ragazzi, vedete che quei silos funzionano, se siete interessati ai silos comunque li trovate nel modup perché li ho scaricati proprio da lì. Beh, allora mentre lui scarica io vi saluto, vi ricordo che tutti i giorni sul mio canale potete trovare dei video su Farming Simulator. Se siete interessati a qualche tutorial, trovate in descrizione il link che vi porta sia ai tutorial di AutoDrive che di Coolsplay. Non mi resta che salutarvi e ricordarvi che domani ci sarà un altro video. Un salutone, ciao!